Digital Twin, Digital Thread, IoT. Come vi abbiamo promesso, abbiamo cominciato a parlare un po' di più di tecnologia all'interno di What. Che cos'è What? Il format di CUS, Digital Solution, per spiegare le parole della Digital Transformation, semplice semplice. Ma Digital Thread, noi non solo ve lo spieghiamo, noi l'abbiamo anche fatto. E per raccontarvelo abbiamo chiamato il nostro partner, Extra Lever. Dimmi un po' che cosa mi è venuto in mente il giorno in cui avete deciso di fare un Digital Thread. Noi siamo una società che si occupa di project management, architettura e ingegneria e abbiamo avuto la fortuna di lavorare con tantissime aziende e di vedere tanti piccoli problemi che a volte da piccoli diventavano enormi, quotidiani. E a forza di cercare di aiutarli a risolverli, a un certo punto abbiamo pensato a sistematizzarli. Di che problemi parliamo? Ma anche solo banalmente di delle migliaia di piccole modifiche che a volte il cliente chiede nel corso dello sviluppo del progetto o dell'indisponibilità di alcuni componenti commerciali per arrivare nei tempi di una commessa e che quindi richiede una modifica di disegni e di tutta la catena al contrario, che banalmente molto spesso lasciano poi dei refusi o dei problemi che non vengono gestiti adeguatamente. E quindi che cosa abbiamo pensato? Beh, sistematizziamo questo progetto. Abbiamo pensato di chiamare i nostri amici e partner di CWS per sviluppare tutta la parte di informatica e di tecnologia che sta dietro, mentre noi ci siamo occupati della parte legata alla logica e al funzionamento sia dei processi che del disegno stesso. E quello che è nato è Edit, che è il nostro sistema che abbiamo già applicato con successo. Per esempio, io posso avere un qualsiasi prodotto che ha una parte prodotta, diciamo, produzione discreta, che banalmente vuol dire un prodotto che io ho generalmente identificato, ma che per ogni applicazione ha delle piccole modifiche richieste dal cliente. Questo problema ovviamente richiede molta progettazione, perché specialmente se è una produzione seriale. E che cosa succede quando ho un materiale indisponibile e ne devo utilizzare un altro e al cliente va bene? O se mi mancano determinati componenti e io li cambio sul disegno, automaticamente questo si riflette su tutti i programmi aziendali che vengono già normalmente gestiti dalle aziende. Quello di cui parliamo sono gli ERP, quindi tutti i programmi gestionali, tutti i programmi di gestione dei dati del prodotto, gli schedulatori di produzione piuttosto che i programmi di gestione del magazzino. E io quindi immediatamente so che ogni piccola modifica che io applico al mio prodotto, al mio Digital Twin, come diceva Filippo qualche giorno fa nell'edizione precedente di What che ho avuto il piacere di guardare, e automaticamente io so se lo posso fare, so in che tempi lo posso fare, so se ho delle variazioni rilevanti economiche che io devo discutere col cliente. Un altro vantaggio è che permette di arrivare immediatamente in fase di preventivo con una valutazione molto accurata, che è fondamentale a livello commerciale, e anche di presentare un disegno che è già quello definitivo, non un disegno indicativo. E quindi il cliente che riceverà un preventivo fatto in questa maniera avrà la tranquillità di sapere che tutto è sotto controllo e che tutto verrà gestito nella maniera in cui lui desidera. Quindi tu mi hai parlato un po' di produzione discreta, quindi immagino tutti quei prodotti che non sono esclusivamente seriali ma hanno degli elementi anche di modifica rispetto alle esigenze del singolo cliente, ma quindi ad esempio, che ne so, anche una cucina su misura? Assolutamente, qualunque prodotto. Già da anni si vedono i piccoli configuratori che si trovano online, da quelli dei brand più commerciali anche ai piccoli produttori ormai si sono attrezzati. Qual è la differenza? È che nel momento in cui questo preventivo viene fatto, automaticamente tutti gli elementi costituenti questa cucina vanno a essere inseriti in ordine da parte del produttore, la produzione riceve automaticamente i disegni per assemblarle, il corriere sa già quanti chilogrammi sarà la spedizione, di che volume sarà la spedizione, è possibile quindi tracciare questo filo logico, questo digital thread, dall'inizio dell'esigenza fino alla ricezione del prodotto finale del cliente con un'efficacia e una padronanza e un controllo sul sistema che prima era pressoché impossibile.
con il vantaggio che appunto tutta questa attività di aggiornamento del disegno tecnico non deve essere gestita manualmente, ma è tutta sincronizzata grazie alla piattaforma. Ciò che noi facciamo non è un progetto, ma è un modello. È un modello che si applica a un'automazione che abbiamo sviluppato e pensato con C2S, che si va a calzare sulle esigenze del nostro cliente, che è il produttore. Ottimo, quindi abbiamo visto non solo che cos'è il Digital Thread, ma abbiamo fatto proprio un esempio pratico, che è la nostra piattaforma Edit, piattaforma sviluppata a CVS con il nostro partner Extralever, che serve appunto a tutte le aziende di produzione discreta che vogliono rendere più efficiente il processo di progettazione e produzione del disegno tecnico. Per qualsiasi curiosità potete scrivere a noi, ma anche a Mauro, vero Mauro? Sì, certo, assolutamente. Grazie Agnese. Grazie a te, ciao!